Buongiorno, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento qui su FreePressOnline.it. Oggi partiremo con un nuovo commento delle notizie e qualora vogliate rimanere aggiornati sulle puntate e quindi sui commenti delle notizie salienti del giorno, basta iscriversi al nostro canale FreePressOnline oppure continuate a seguirci quotidianamente sul nostro sito www.freepressonline.it o nei nostri canali social Facebook, Twitter e sul canale Telegram dal nome FreePressOnline. Allora, iniziamo subito con quello che è il commento delle news più salienti di oggi. In primo piano, in cronaca, troviamo un sequestro di 11 tonnellate di marijuana. Il sequestro è avvenuto nelle acque internazionali e l'operazione è stata coordinata dalla Procura di Ragusa all'interno di una collaborazione che prevede anche le autorità spagnole, oltre che i vari gruppi italiani. Secondo quanto reso noto dai vari giornali e anche da noi di FreePressOnline, è stata fermata un'imbarcazione a vela di 19 metri con a bordo due uomini bulgari. L'operazione in questione è stata svolta dai militari della Guardia di Finanza e prevede anche l'aiuto delle unità navali del gruppo Aereo Navale di Messina, della sezione operativa navale di Porzallo, il nucleo PEF GICO di Palermo, poi troviamo anche il nucleo Polizia Economico-Finanziaria di Ragusa e della Tenenza di Porzallo. Passiamo immediatamente a quelle che invece sono le notizie di gossip o anticipazioni televisive in questo caso. Quanti di voi sono già pronti per il Festival di Sanremo 2019? Alzino la mano. I rumors ovviamente si stanno concentrando su quella che sarà la serata del 13 dicembre, che sarà condotta da Claudio Baglioni, che condurrà per la seconda volta il Festival di Sanremo e che quella sera annuncerà non solo i ragazzi che rientreranno nella categoria Sanremo Giovani, ma anche Big, motivo per cui tutti speriamo che il criterio nella selezione delle notizie cambi. Ad ogni modo, i rumors si concentrano sulle vallette. Secondo quanto reso noto da Davide Di Maggio, pare che il Toto Nomi preveda il ritorno di Virginia Raffaele, l'arrivo di Vanessa Incontrada e l'arrivo anche di Claudio Bisio. Vedremo un attimino l'evolversi della situazione dal 13 dicembre in poi e ovviamente lo commenteremo sempre qui su FreePressOnline, quindi qualora vorreste sapere qual è il nostro commento basta iscriversi sempre sul canale FreePressOnline. Questo è il commento delle notizie di oggi e tra l'altro vi avvertiamo che Facebook sta mettendo in atto una censura, un nuovo filtro che può avere un ampio monitoraggio all'interno dei commenti. Se usate parole inappropriate, sostanzialmente non potrete più commentare le pagine Facebook o i post messi dai vostri amici. Vi piace questa nuova censura all'interno del social? Comunque sia, per oggi è tutto, vi salutiamo e continuate a seguirci sempre qui sul nostro canale, quindi iscrivetevi su FreePressOnline, sul nostro sito www.freepressonline.it e la nostra pagina Facebook, pagina Twitter e canale Telegram FreePressOnline. Buona giornata!